mio? Vai. Il betto qual era? 2305. Ok, va bene. Ma tante variabili. Tienilo su, tienilo, fermo, fermo, così, fermo, non lontano. La leva del trim è su sinistra, no? Questa verde? Sì, questo verde, sì. Va sì. Bene. Allora cominciamo a trimmarlo perché non mi piace. Ecco, è più comodo da trimmare questo rispetto al 21. Sì, però non te ne devi sbagliare quando apri il motore. Certo. Beh, l'unico handicap è il trim al limite. Sì, perché a Guidonia c'è stato un incidente per questo motivo qua, ma molti anni fa. In atterraggio hanno aperto il trim. Ha tirato sul trim. E ha stallato e si è rotto tutto e si è fatto male pure il pilota. Se non c'è rimasto secco. Questa me la ricordo perché io stavo alle superiori. Purtroppo è l'unico handicap perché se uno ce l'ha vicino alla gamba, siccome sta lontano il direttore, sì. Questo è l'unico handicap di questo. Sì. Uno se lo sente qui, lo sente grosso. Sì, sembra che è la leva dei direttori, ma non lo è. Fino adesso è normale, eh? Sì, ma te l'ho detto, perché c'è il più efficienza, quindi devi soltanto pensa, siamo partiti a 650 metri, a 250 siamo arrivati a 600 giù. Abbiamo perso 50 metri in tutto il settore. Quindi c'è tanta efficienza. Sì, qua c'è un po' lo tieni. Però questo qui è più veloce rispetto al K21. Di Aliante? Sì. Ma l'Aliante non è che è più veloce l'Aliante, il K21 quando ha pure a 200 all'ora, non è quello, è che la curva della Polare a 130 già perde 4 metri al secondo, capito? Sì. Quindi è proprio deleterio. A 110 devi andare, più non puoi andare. C'è anche il G-metro questo. Sì, sì. Beh, questo è nato. Ok, quando siamo sopra il cimitero facciamo questo cimitero. Sta al cimitero. Sta qua, sta qua, ok, vai. Antò, su questo qua ci ho volato nel 1990. Guarda che non c'è molta differenza. Proprio sul Victor Kilo, capito? Ah, sì. Proprio sul Victor Kilo. Non ci si crede, eh? Ok. Ci ho volato con Marchetti. Marchetti l'ho sempre sentito nominare, però non. È quello del libro. Se hai letto i due libri. Sì, sì, no, non me lo ricordo io. Ok, qua c'è Cesare. Madonna! 3 metri! No, questa qui un pochino. Thank you.
Te saluto, sì. Sì, è molto, molto silenzioso. Silenzioso. Sì, sì, beh, c'ha più efficienza. Ma già c'è un cartino? Affermativo, dimmi. Accendete l'arma. Che ha detto? Il flarm è acceso, sì sì, il flarm è acceso. Affermativo, perché non si vede? No, non si vede. Qui le luci sono accese. Qui tutto acceso, eh. Tutto acceso, però io non vedo nessuno, non c'è nessuno vicino. No. No. Okay. Ma tu sei a terra in volo? Ma questo galleggia, porca miseria come galleggia. Ah, aspetta, aspetta, fammi superare bene l'alta tensione. Ma siamo altissimi. Questo voglio, vedrai tu quanta efficienza c'ha. Chiudi, chiudi pure adesso. Vento fino in fila. Torchino in vista, la 1-6 sinistra è libera e frente variabile 3. Torchino. Ok, allora, sbloccati. Vediamo se mi ricordo come si atterra, eh? Eppure questo me lo dà attivo qua. Vediamo se mi ricordo come si atterra. Un po' troppo veloce. Beh, direi che sì. Sì. Allora, pronto. Mettiamolo un po' così. Ok. Ma è la pedaliera che non me ci sto a trovare. No, per il pedale davanti che il terzo è un pochino più duro. Allora. E infatti sì, devo spingere con forza. Allora. Punto di mira. Ok. Centrata. Luca, io ando a lunga, se non ci arriviamo. Tira sul muto, però per la velocità giusta. Non più veloce. Prima metti a posto la velocità e poi io così ti rispiro, perfetto, così lo rileggere meno, poi piano piano lo inizi la guerra e lo fai galleggiare, così bene, fermo lì, fermo, 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 apri leggermente tutto, poco, piano, piano, quando apri di tutto, sempre piano, ecco, perfetto, apri ancora un po'. Parecchia efficienza, parecchia massa, quindi arriva giù un fondo bene. Sì, ok, sì. Qui. Ah, senti che botte. Sono troppo difficile. Però ascolta, un comfort diverso da capo. Lo so. Un comfort incredibile. Bene. Impara sempre ad avere la velocità giusta, perché questa è più pesante del K21, quindi c'ha molta inerzia. Per chilo, azione 4-3.